Allora ragazzi, mi hanno messo il gesso, sono arrivato a casa finalmente. Dopo un po' mi hanno fatto veramente male. Tanto ve lo spiegherò nel video. Come potete vedere il gesso è fatto così. Mi hanno messo pure la fascia per reggerlo, anche se non serve. Sì, pesa però non serve. Poi me l'hanno fatto tutto liscio. Così almeno non mi viene il cosiddetto prurito. E poi per non sentire la puzza della putrefazione dei cadaveri che ci avrò dopo un po', mi hanno dato le salvettine modificate e profumate. Così almeno evito di fare la doccia. Poi se devo fare la doccia, classica puzza nera e poi niente. Tanto però, vi spiego tutto nel video e raga, sarà molto dura. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Kingslave Corporation. Allora, raga, devo fare molto piano perché vi devo raccontare questa storia incredibile e al tempo stesso triste. Allora, voi state vedendo in questo momento una sottospecie di fascia, ok? In questo vlog vi dirò cosa è successo. Mi avvicino di più, scusate per il rumore, non ci posso fare niente. Di sottofondo stanno parlando, tutti devono parlare. Allora, sabato 8 gennaio, voi dovete sapere che io ero fidanzato con una ragazza, ok? Vabbè, sono cose private queste, è inutile dirvelo. E in poche parole, lei, mi ha lasciato. Sostanzialmente, quindi puttana di merda. Spero che guardi questo video, troia bastarda. Diciamo che quella sera, appena ho letto il messaggio che mi lasciava, ho dato un pugno a una sottospecie di legno. Sì, posso dire legno, però era molto duro. In poche parole, dando il pugno così, mi sono preso questa parte qui, ok? In poche parole, mi sono fratturato il quinto metacarpo. Ecco qua. Mi sono fratturato questa parte, ok? Sono andato in pronto soccorso, mi hanno messo un palmare, non potevo muovere niente, sentivo una puzza di merda nelle mie dita. Non potevo muovere niente, giorni di dolore. Sostanzialmente, anzi, mi ha fatto male, mi sono messo a piangere per questo. Ho sentito un male cane che voi non potete capire. Chi non l'ha provato non può capire. Dopodiché, oggi, stamattina, dalle 8:30 alle 10, sono andato all'ospedale. Mi hanno messo il gesso. Ho aspettato anche parecchio, un'oretta e mezza ho aspettato. Mi hanno messo a posto l'osso, uno dei, secondo me, i dolori più brutti che si possa provare a mettersi a posto l'osso. In poche parole, che è successo? Vabbè, ve lo spiego qua, però fate finta che sia qui, ok? In poche parole, tirando il pugno, il mignolo si è spostato qua, ok? Si è abbassato fino a qua. E tutta sta parte qui è andata per di là, ok? Quindi in poche parole c'avevo un rigonfiamento qui e il mignolo che si era abbassato. Loro che mi hanno fatto? Io stavo così, no? Però non curvato, stavo dritto. Mi hanno tirato e spinto questa parte qua. Un dolore cane. In poche parole io potevo sentire il vuoto del mignolo e della nocca. È stato uno dei dolori più grandi della storia, secondo me, della mia vita, sostanzialmente. Mi hanno messo il gesso e tutto, bla bla bla. Poi sono dovuto scendere, risalire per fare la lastra di nuovo. Mo' tra una settimana devo riandare a fare la lastra. Devo anche pagare 30 euro per il gesso, sostanzialmente. E niente, sono un po' triste. Mi ha accompagnato mio fratello. Sono un coglione, lo so. La prossima volta userò le parole, però non c'è parole per quell'essere malvagio, schifoso, bastarda.
puttana. Mi hanno dato tutti i supporti all'ospedale. Se stai guardando questo video, ti uccido. Ovviamente, sempre nello scherzo. È metaforico. A parole ti uccido, fidati. Fanno più male. Niente, vi lascio. Niente, questo era un video così. Un vlog sfortunato. Non vi preoccupate, se ce la faccio a. Ad andare in diretta il giorno di febbraio, spero, raga, spero, perché veramente non ce la faccio. Sta laggando, però non è un problema mio, è proprio un problema di internet che stanno a fare i lavori qui. Io sto usando i giga del telefono, quindi. Allora, raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation. Questo è il link se volete donare, supportare la corporazione. E niente, da Striscia Notizie è tutto. Scherzo. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, spero che non vi capiti questa cosa anche a voi.